Ciao ragazzi, buongiorno, eccoci. Allora, quinta vittoria consecutiva per l'Inter, 5 vittorie su 5 in campionato, un gol solo subito. Facciamo un po' i conti, 2 gol col Monza, 2 gol col Cagliari, 4 con la Fiorentina siamo a 8, 5 con la Milan siamo a 13, con quello di ieri siamo a 14 gol fatti in 5 partite e uno solo subito da Leao nel derby finito 5-1. Un inizio di stagione strepitoso per l'Inter, c'è anche il pareggio di San Sebastian che comunque impreziosisce perché è vero che l'Inter non ha giocato una buona partita, ma ha portato a casa un punto da una trasferta molto molto pericolosa. È chiaro che non tutte le partite l'Inter le vincerà, è chiaro che ci saranno delle difficoltà come le abbiamo incontrate in Champions League, come le abbiamo incontrate per vari motivi ieri a Empoli, perché dopo una partenza sprint nei primi 20 minuti con occasioni da gol una dietro l'altra, con tanti tiri verso la porta di Berisha e il gol salvato sulla linea da Ismaili col colpo di testa di Darmian. Diciamo che le cose sono un po' complicate perché non tanto perché abbiamo subito, ma in realtà perché il gol non arrivava, non arrivava, non arrivava. Poi per fortuna ci ha pensato Di Marco con un gol alla Roberto Carlos, strepitoso. Di Marco continua a giocare alla grande, a essere un fattore in questa squadra che ne ha tanti di fattori, ma Di Marco ormai è uno dei punti fermi di questa squadra e assist, corsa, gol, ha di tutto nel repertorio Federico, e quindi molto molto bene. Dopo il gol di Di Marco l'Inter ha provato a fare anche il secondo, prima del gol di Marco nel primo tempo aveva segnato con Thuram, però c'era fuori gioco. Io ho letto tanti commenti che dicono che l'Inter non è stata bella. È chiaro che se il riferimento è sempre il derby, il 5-1 del derby, l'Inter non sarà quasi mai così bella perché è stata una partita perfetta. Poi nel derby, quindi figurati. Però l'Inter è bella anche se gioca a tratti, ma sa poi soffrire nel momento in cui deve soffrire o nel momento in cui le cose non riescono al 100%. A me è piaciuto quello di ieri, lo spirito. L'Inter, nonostante la partita fosse in bilico, nonostante avesse sfiorato più volte il gol, nonostante fosse rimasta in 10, ha comunque saputo gestire la situazione e l'ha gestita molto bene, sia l'allenatore che i giocatori in campo. Quindi bella anche per quello, insomma, qualcosa che negli anni scorsi ci mancava e speriamo di averla ancora in partite così sporche, no? L'Inter poi alla fine non ha subito nulla, è vero che era l'Empoli, ma non ha subito nulla. Partiamo con le pagelle dopo questa breve introduzione. Sommer 6 e mezzo, nel senso che quando viene chiamato in causa c'è, soprattutto sulla punizione molto pericolosa di Ranocchia, che è uno specialista, e quindi bella punizione di Ranocchia, bel tuffo di Sommer, che comunque poi dà anche sicurezza tra i pali. Per quanto riguarda la difesa a 3, Bastoni ha giocato un'ottima partita, secondo me, 6 e mezzo, si proponeva, chiudeva, poi ha preso un'ammonizione molto intelligente, si è fatto ammonire in un momento in cui potevamo prendere un contropiede con una palla persa a metà campo da Mkhitaryan. Bastoni ha capito la situazione, si è preso il giallo e ha fatto bene a prenderselo, ha speso un fallo importantissimo e anche quello è sintomo di grande lucidità. Poi tanta spinta sulla sinistra, tante sovrapposizioni con Di Marco, quindi mi è piaciuto molto Bastoni dopo la gara così così, anzi abbastanza negativa con la Real Sociedad. 6 e mezzo Bastoni, Acerbi 6, non soffre tanto ma non è, diciamo così, non è lucido, non è brillante come l'anno scorso, deve riprendersi, è stato dalle prime partite quindi deve mettere minuti nelle gambe, buona prestazione ma nulla di trascendentale, attenta, precisa 6. Per quanto riguarda la difesa, continuiamo con Pavard che continua sulla falsa riga di quello che abbiamo visto in Champions League. Non è appariscente in questo momento Pavard, sta studiando la situazione, sta studiando i compagni, sta studiando un po' il campionato nuovo. In silenzio, nell'ombra, fa il suo pulito, preciso, non è ancora intraprendente in fase offensiva, si limita a difendere, non è ancora il Bastoni che sale. Però è pulito in tutti gli interventi, nelle chiusure, 6 più per Pavard. Adesso andiamo su Darmian, gli salvano un gol sulla linea, tanta corsa, anche lui come Pavard sulla fascia destra un po' nell'ombra, stanno più attenti a coprire piuttosto che ad attaccare, lasciano la fase offensiva soprattutto alla fascia sinistra, quindi un pochino più in ombra anche Darmian, anche se poi stava per fare un gol, 6 più Darmian. I tre di centrocampo, Frattesi,
Mi è piaciuto, si vede che ha l'impeto e la voglia di spaccare il mondo. Non funziona sempre così, non si deve sempre spaccare il mondo, si deve anche cercare di essere un pochino più lucidi e giocare un pochino po' con i compagni. Ho visto qualche sguardo così così tra lui e Thuram, perché Thuram voleva un pochino più la palla, voleva essere più servito. Frattesi ha voglia di segnare, ha voglia di attaccare la porta, queste caratteristiche quindi si devono capire. Comunque buona prestazione di Frattesi, 6 più. Çalhanoğlu, che dire di Çala, ancora una volta, uomo ovunque, brecca, riparte, costruisce, tira, ma imprescindibile. Çalhanoğlu 7 più, grande partita. Mkhitaryan, anche lui ottima partita, sempre molto saggio nella giocata, sempre molto preciso in copertura. C'è quell'errorino che per fortuna non è costato nulla grazie alla ammonizione di Bastoni sulla ripartenza dell'Empoli sull'1-0, che mi ha ricordato un po' il gol preso all'ultimo minuto con il Monza l'anno scorso, con quel tentativo di Sombrero a metà campo al 93esimo. Ecco, Miki è un giocatore fantastico, queste cose però bisogna evitarle, soprattutto sul punteggio in bilico. Sul 4-0 fai quello che vuoi, sull'1-0 queste cose, il passare in mezzo a due col controbalzo a metà campo, con la palla che è in alto e sei pressato. Magari alleggeriamo, ecco, comunque vabbè, 6 più a Mkhitaryan, 6 e mezzo a Mkhitaryan. A sinistra Di Marco, che cosa devo dire di Marco? Cioè, Di Marco fa tutto, copre, riparte, costruisce, si inserisce, crossa, assist, gol clamoroso, 9. Cioè, Di Marco ieri gli ho dato 8 in trasmissione, ma oggi gli do 9 per ripensando a quello che ha fatto ieri e al gol che ha fatto, strepitoso, che ha deciso la partita, non un gol qualsiasi. Un gol da 3 punti, bello così, oltre a tutto il resto che ha messo nella partita. Di Marco 9, assolutamente migliore in campo. Lautaro si danna l'anima, non è al 100%, è stanco, ha tirato la carretta fino adesso, però la partita di Lautaro, come al solito, peccato perché non arriva al gol, ma se lo meriterebbe. 6 al 7. Thuram, faccio il discorso di Lautaro, avrebbe segnato anche il gol che però è in fuorigioco, ha sfiorato il gol simile a quello nel derby con quel tiro a giro, sempre dall'interno dell'area di rigore alla Del Piero, palla fuori di pochissimo, 6 e mezzo anche a Thuram. Andiamo con i subentrati, Carlos Augusto molto bene, chiude anche sull'unica credo occasione dell'Empoli dopo al di là della punizione di Ranocchia, quel sinistro di Baldanzi su quella punizione con quello schema particolare, va a chiudere lui in scivolata e toglie l'ultimo pericolo dalla porta dell'Inter, quindi è un buon intervento e sicuramente importante, quindi 6 e mezzo per quell'intervento lì, oltre che per il sacrificio e per l'attenzione di come gioca quando entra. De Vrij 6, entra pulito su alcuni interventi, abbastanza bene. Sanchez stesso discorso, 6, 6 più anche per Sanchez che entra e fa delle giocate importanti. Arnautovic entra non bene e non entra bene, sbaglia tanti palloni, non trova la sua posizione in campo, poi si fa male. In bocca al lupo a Marco, speriamo che possa tornare il prima possibile. La sua prestazione da quando è entrato, ci si aspettava qualcosa di più, non è arrivato. 5 per la prestazione di Arnautovic, augurandogli comunque un completo recupero e anche abbastanza in fretta. Stavo pensando se mi dimentico qualcuno. Dumfries non è entrato, scusate, sto facendo un breve recap perché non mi pare di aver dimenticato nessuno. Spero almeno di non fare brutte figure. Se ho dimenticato qualcuno, lo aggiorno nel prossimo video. Comunque, queste sono le pagelle di Empoli-Inter, una vittoria meritatissima, anche se un po' risicata. C'è la campanella per le notifiche, mi raccomando, e il like se vi è piaciuto il video. Ciao a tutti.